Piero Muscari, mi occupo di raccontare storie di imprese in giro per l'Italia. Ho fondato un progetto che si chiama Eccellenze Italiane. Per me stasera è un piacere e un onore essere qui a Palermo a vedere insieme a voi raccontata una storia di sicuro successo. Un successo siciliano che non si è fermato in Sicilia, è andato oltre, ha conquistato l'intero paese. Un vero e proprio esempio. E intervistare gli imprenditori in questi anni mi ha fatto capire la carica umana, oltre che professionale, che gli imprenditori hanno e quanto ascoltare da giornalista si possa imparare. Sarà a metà tra racconto, se vogliamo, e lezione. Gli imprenditori non sono abituati a fare lezione se non facendo le cose, risolvendo i problemi. Quindi dobbiamo ringraziare questo imprenditore che oggi ha scelto di venire qui e sta facendo qualcosa di rivoluzionario in Italia, perché questo è quello che manca al paese. E però inviterei qui con me a fianco Fabrizio Bignardelli, il professor Bignardelli, che opera proprio qui in Pegaso. Ben trovato Fabrizio. A te chiederei subito, ecco, perché avete voluto questa giornata, perché un'università telematica come Pegaso, che già sta tracciando una strada di innovazione, sceglie un incontro non telematico ma proprio di contatto umano tra l'imprenditore e gli studenti. Pegaso Incontra è un tassello nel processo formativo. Il processo formativo universitario normalmente è sempre stato, nel corso degli anni, un processo semplicemente nozionistico. Sono state date delle nozioni, delle informazioni, alla fine, conseguita la laurea, poi ognuno ha trovato il mondo del lavoro e ha cercato di capire come inserirsi nel mondo del lavoro. Le business school mondiali hanno introdotto un altro tipo di processo, un altro tassello che è stato inserito in questo processo formativo, che era il trasferimento di competenze, cioè a parte le nozioni, oltre alle nozioni, con dei sistemi che normalmente erano gli stage aziendali, si entrava all'interno delle aziende, si entra all'interno delle aziende e si vengono trasferite le competenze che servono per poter entrare più facilmente all'interno del mondo del lavoro. Mancava un terzo tassello, il terzo tassello che forse non dico che è il più importante, ma è quello che poi dà la scintilla, cioè trasferire lo spirito d'impresa. Allora, come si trasferisce lo spirito d'impresa? Non è un qualcosa che si può leggere da qualche parte, è qualcosa che soltanto le persone che hanno dentro possono trasferirlo raccontandolo. E allora in questo senso nasce Pegaso Incontra. Oggi inauguriamo questo tipo di percorso, questo tassello che poche altre università nel mondo hanno, e noi penso che siamo abbastanza all'avanguardia in tante cose e quindi cerchiamo di esserlo anche in questo. Vediamo di capire cos'è lo spirito d'impresa. Grazie Fabrizio anche per la brevità. E abbiamo detto che siamo ospiti di Pegaso. Pegaso è una realtà che è cresciuta tantissimo negli ultimi 10 anni e che, a dispetto del nome e del metodo, cioè il telematico, ha 60 sedi straordinarie in giro per l'Italia. E per raccontarci questo e darci qualche elemento e porgere un saluto ufficiale, chiamerei il professor Calogero Di Carlo, che è anche il responsabile nazionale dello sviluppo sedi di Pegaso. A te Calogero. Voglio dire grazie a Tommaso Tragotto, che è il primo ad inaugurare questa serie, questo nuovo modo di fare anche formazione a Pegaso. Hai detto giusto, noi abbiamo quasi 70 sedi in tutta Italia, più 600 poli didattici, e stiamo costruendo qualcosa di importante. Infatti voglio portare il saluto anche di Danilo Iervolino, un altro grande imprenditore del Sud. Dico solo due cose su questo. Personalmente il progetto Eccellenze Italiane e punta proprio alle storie meno note. Io da giornalista mi ero stancato, come tanti di voi, di sentir raccontare l'Italia eccellente sempre coi soliti nomi. Non li faccio, ma sono i soliti. Sembrerebbe che l'Italia è fatta da 4 imprenditori, quelli che vediamo negli studi televisivi, sempre loro o i loro delegati. Anche i giornalisti si devono svegliare, devono scendere per strada, respirare un po' di polvere, andarsele a cercare le storie anche in provincia. Anzi, vi posso dire che le storie migliori, quelle più belle, quelle più emozionanti sono in provincia. Bisogna fare un po' di strada, però poi si trovano, e se seguirete questo progetto vedrete che storie come quella di oggi ce ne sono in Italia. Bisogna farle emergere e raccontarle. Detto questo, andiamo a sentirla insieme, perché che questa storia è speciale ancora una volta lo capiamo in un solo modo: ascoltando il protagonista che viene qui, ci mette la faccia e ci dice come ha fatto, partendo dalla Sicilia, a fare un gruppo imprenditoriale straordinario, arrivare fino al 50° anno e continuare a dire, l'ho detto prima, che questo è solo l'inizio. Signori, Tommaso Dragotto. Ben trovato, Presidente.
Ciao. Davvero un piacere e un onore. Buonasera a tutti. Grazie per avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia. Io sono nato tanti anni fa, non vi dico l'età, dopo la troverete sul sito internet probabilmente, a tutti gli effetti. All'età di 3 anni purtroppo ho perso il padre che è morto in guerra. Mi sono trovato solo con mia madre. Mia madre è stata la mia grande maestra, veramente una grande maestra. All'età di 10 anni mia madre mi dice, me l'ha detto in siciliano, però poi io lo dico tradotto in italiano, figlio mio, non ti posso correggere più, intendeva dire non ti posso educare più, perché ero molto discolo, troppo discolo, tant'è che ha detto ti metto in un collegio militare. Io non credevo che mia madre facesse questo, perché ero figlio unico, diciamo vedova, quindi senza mio padre, ma mia madre era il temperamento che ho io adesso, che ho avuto, sempre avuto nella mia vita, mi mette in un collegio militare. C'era generale, colonnello e tutto quanto. È chiaro che di fronte a questa, chiamiamola negatività, ma non lo era, perché ho appreso delle cose meravigliose in 3 anni. Ho fatto i miei studi, ho capito che bisognava essere meno discolo e sono ritornato dopo 3 anni con buoni voti, perché ho studiato, non potevo fare altro che studiare. Ma vi dico che nell'intermezzo ho preso almeno 2 volte la prigione di rigore, 2 giorni, perché ero sempre discolo, quindi non ho mai abbandonato questa mia caratterialità, che comunque è stata sempre, sotto qualche aspetto, le negativo, ma soprattutto positivo per altre ragioni. All'età di 15 anni io ero un nuotatore, mi vede un certo Gagliardi, portiere della nazionale italiana, e mi dice, ma io, tu sei bravo, dice, perché non ti alleni? Mi sono allenato e siccome io sono un uomo estremamente determinato, in poche parole sono diventato titolare della squadra che ha giocato in Serie B e ogni anno, eravamo troppo forti, era chiamata macchina di gol l'Acqua Santa, dove io sono nato tra le altre cose, e si arrivava in Serie A. Invece di andare in Serie A si ritornava in Serie B per una ragione sempre che non c'erano i soldi per pagare la Serie A perché dovevamo andare... La storia non ancora cambia. Oggi, sì. Dopodiché ho iniziato, i miei studi continuavano e mi sono diplomato all'Istituto Nautico con il diploma di capitano di macchina, questo è il titolo del mio diploma, iscritto all'università in ingegneria navale. Stranamente mi arrivano due richieste di lavoro, una ai cantieri navali e una attraverso la Gulf Oil, cioè una alle 7 sorelle. Ho rifiutato, indeciso, così ho detto che faccio, che cosa non faccio, e ho deciso invece di fare l'ufficiale di marina, perché mio padre era pure ufficiale di marina, quindi mi sono imbarcato nella Metyson, la società che si chiamava la Gulf Oil, ma la nave si chiamava Metyson, direttamente ad Amburgo. Perché ho rinunziato all'università? Perché era mia assolutamente intenzione fare quello che adesso ho fatto durante questo percorso. Cioè, io sognavo sempre, perché sappiate, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, dico, chi non sogna non ha un futuro, non lo ha, perché se non sogna non sa che cosa gli accadrà o cosa può accadere, quali sono i suoi progetti. E io sognavo di fare questa attività, e vi dico anche perché. Perché chiaramente quando si usciva con le ragazze, io mi noleggiavo la macchina e quindi ho detto, ma questa attività mi piace moltissimo. È chiaro che era un'attività a rischio, non conosciuta, in Sicilia c'era solo Maggiore se non vado errato, e ho iniziato, ho detto, ma il mio sogno è fare questa tipologia. A che età questo pensiero? Ma il mio sogno era all'età di 17, 16 anni, 18 anni. Dopodiché per fare questo ci voleva qualche soldo e quindi per questa ragione io ho accettato l'invito della Gulf Oil a lavorare per la Gulf Oil in America. Sono stato in America, bellissima esperienza, meravigliosa esperienza. Diversamente è come aver ucciso il mio sogno, no? Averlo distrutto, non potevo rifiutare quello che era la mia attività, la mia futura attività. E nel 1963, 12 ottobre del 1963, io formo la Sicily Baycar con il capitale del denaro che avevo guadagnato. E la prima macchina, che dopo forse vedrete dopo,
è stata una 1300 usata targata 94582 Palermo. Amaranto, usata. Ma mi perdoni, azienda. La prima macchina, cioè come la noleggiava? L'azienda era fatta da chi? Lei? Io La macchina? E lei? Cioè, no, perché... No. Noi abbiamo 500 persone sparse in tutta l'Italia, 18.000 autovetture. Pensate, da una macchina a 18.000 macchine, cioè è stato una cosa, non saprei nemmeno definirla, che cos'è stato per me, cos'è per me questa una rivoluzione totale. Vi racconto una piccolissima cosa. Una volta mi chiama il dottor Moulet, che è il direttore di Panorama, la rivista Panorama, e mi dice: ti voglio qui a Catania perché devi rispondere ad alcune domande. E io ho detto: dimmi su per giù di che cosa si tratta. Mi ha detto: no, una non te la dico, le altre te le posso dire, le altre di normale amministrazione. Una non me l'ha voluto dire. Davanti a 500 persone circa mi fa questa domanda e mi dice: Tommaso, ma perché tu sei ancora qui a Palermo e non te ne vai a Milano? Beh, fu una domanda sorpresa, Piero, una cosa veramente, non sapevo nemmeno come rispondere, ma io ho risposto di getto, così. È una metafora, vediamo se la capite. La Sicilia non mi vuole, ma io lotto per rimanerci. E quindi, malgrado tutto, io ho detto: io voglio lottare. Perché? Perché questo? Uno, perché sono innamorato di questo territorio che io chiamo la mia patria. E due, perché mi piace lottare contro l'impossibile, contro l'imponderabile, perché tutto quello che fai nel giorno, durante i giorni, è un successo se tu ce l'hai, e quindi ti senti orgoglioso, orgoglioso di portare questa compagnia a livello nazionale, orgoglioso di assumere persone. Ecco, un'altra cosa che stiamo facendo, e questo è a livello europeo, se ci riesco e ci riuscirò, perché sono molto determinato, a fare il giro di Sicilia con le macchine elettriche. Voi sapete che il Giro di Sicilia con la macchina elettrica si può fare con una certa autonomia e che si può fare con un impianto per ricaricare, di colonnine elettriche per ricaricarla. Abbiamo fatto un contratto nazionale con l'Enel, un contratto nazionale con la Renault e, secondo il mio parere, con un impianto di circa 500 colonnine sparse per la Sicilia riusciremo a fare, unico nella storia europea, il Giro di Sicilia in macchine elettriche. Sarebbe un successo, dopo faremo conferenze, eccetera, eccetera. Ma le colonnine poi rimarranno, Presidente, ai siciliani? O lei le mette solo per l'evento? No, innanzitutto il contratto è fatto per tutti i cittadini che possono usufruire delle macchine elettriche, no? Delle colonnine elettriche, anche delle macchine se le vogliono noleggiare, no? E quindi è una cosa veramente fuori la normalità. Onestamente ve lo dico, fuori dalla normalità. Io quasi notte e giorno penso. Sarebbe la prima soluzione. Regione italiana, io penso, con l'elettrico sistema. Incredibile. I requisiti per fare impresa. Io ne ho rilevati 5-6, mi sembra. Credere in se stessi, perché se non credete in voi stessi, come fate a essere imprenditori? Se non credete nelle vostre capacità, come dire, io voglio fare impresa? Non si può fare impresa se non credete nella vostra bravura, nella vostra capacità, nella vostra intelligenza. Chiaramente avere un'adeguata istruzione, essere lungimirante, perché se non sei lungimirante come prevede il futuro? Dice: ma io sono una persona che vuole indovinare cosa succederà. Sì, se vuoi fare l'imprenditore, sì, devi capire, o quantomeno cercare di capire. Possedere carisma, questo è credere nel futuro e nello sviluppo, credere negli obiettivi e nelle strategie per arrivare ad essi, soprattutto capacità strategica e progettuale. Quando ho detto all'inizio chi sogna non ha futuro, significa chi sogna deve fare progetti, se non fa progetti non ha un futuro. Dopo, chi desidera fare impresa chiaramente deve stabilire che cosa fare, il prodotto, cosa vuole mettere in commercio. Effettuare una ricerca di mercato del prodotto che si intende produrre o vendere, programmare la strategia di comunicazione e marketing, realizzare un adeguato business plan e fare rete. Rete significa, vi faccio un esempio, fra ragazzi o ragazze e viceversa, non so, vi sentite per telefono,
vi organizzate, la sera che facciamo andiamo al cinema, questa è rete. Rete sotto l'aspetto del business, che è diverso, ma è uguale, preciso, identico, cioè confrontarsi per stabilire dove andare a vedere, fare le cose migliori. Vorrei, una mia idea che mi accompagna da 5-6 anni, il migliore gelato nel mondo lo fa Palermo, è vero? È vero? Ditemi se c'è un'industria che distribuisce i gelati qua. Immaginate, siamo il più grosso produttore, il più importante produttore di gelato in Sicilia, non abbiamo un'attività industriale che esporta gelato. Quanti motta vengono i gelati, i coni che costano 2 euro? Milioni. Alemagna, milioni. Altri gelati, milioni. Cioè noi compriamo il gelato che fanno al nord, mentre noi al sud l'abbiamo così. Ho cercato di fare una compagnia, ma dopo ho detto no, perché l'azienda mia mi occupa onestamente troppo spazio. Cosa manca? La comunicazione. Manca il coraggio di affrontare un'attività industriale. Una curiosità ce l'ho io, Presidente. Ecco. E spesso si dice che i lavoratori del sud siano meno performanti di quelli del nord. Ecco, si riesce a fare un buon organigramma partendo da Palermo, e quanto è vera questa idea che circola, che il meridionale è meno efficiente di base? Allora, io posso dire per la mia esperienza, ed è una grandissima esperienza che ho al nord, ma in tutta l'Europa, in tutto il mondo, che tutti i siciliani che vanno al nord, tutti occupano delle posizioni di grande prestigio e di grande privilegio. Anche i napoletani hanno grandissimo successo a Milano e nel nord. Quindi è un fatto di contesto, allora, di dove li metti? Un fatto di contesto... È un fatto di abitudine, capito? A livello di abitudine, vado un pochettino fuori tema, come si dice, no? Fuori tema. Mi trovavo in Svizzera e mia figlia mi dice: papà, ricordate che qui siamo a Ginevra, non siamo a Palermo. Io ho detto sì, va bene, siamo a Ginevra. Mi voleva dire non guidare come guidi, non buttare la cicca per terra e così via. Allora, mi trovavo in una piazza 10 volte questa Aula Magna e ho buttato la cicca per terra. Ho guardato, non c'era nemmeno un pezzettino di carta. Non c'era chiaramente una cicca. Ho preso la cicca senza farmi vedere da mia figlia, l'ho messa in tasca, al primo basket l'ho messa. Che significa questo? Questa è la risposta che ti do. Sì. Se tu trovi l'immondizia qui, tu butti l'immondizia, ma se non trovi l'immondizia non la butti. Quantomeno hai un minimo di freno. Non so, chiaro, se questo, no, è chiaro. Molto preciso, sì. Presidente, mi sottolinea la differenza appunto tra imprenditore e manager. Cosa deve continuare a saper fare l'imprenditore? Altro errore. Noi tutti diciamo, vediamo, questa volta lo dico a uno studente, chi vuoi rispondere? Tu? Che inizia a sviluppare la propria idea. Quindi l'imprenditore deve iniziare. Bravo, siamo molti cigni. Però c'è un seguito. Però poi l'imprenditore è colui il quale sviluppa l'idea e impegna il proprio investimento. Fino a qui sei imprenditore. Dopo c'è il manager che dirige la fase imprenditoriale. In Sicilia abbiamo l'errore. Noi siamo imprenditore manager. Quindi vogliamo essere noi, tutto, io e basta. Questo ego obbligatorio non esiste. Può darsi che c'è un caso strano come il mio che faccio sia il manager che l'imprenditore. Ma questo non vuol dire che non ci sono 80 persone nella mia azienda che mi collaborano. Non vuol dire che non ci siano almeno 10 capi servizio con cui io mi riunisco ogni lunedì per capire come vanno le cose. Realtà siciliana, la cultura d'impresa dei nostri giovani, questi ultimi si possono distinguere in due gruppi. Il primo gruppo, pari all'80% dei giovani laureati, non ha attitudine imprenditoriale. Ci sta tutto, attenzione, non è un difetto, ma ci sta tutto. Diversamente, se non ci fossero gli impiegati a un certo livello, medio, alto, basso, quello che sono, non ci sarebbero le imprese. Questo è normale, no? Quindi lei dice, Presidente, sono talmente presi dalla necessità di trovare il posto che perdono di vista la necessità, sì, di adeguarsi velocemente al mercato? Esatto, questo è perfetto. Ma per dire ai ragazzi che magari fate una movida in meno e fate 2 ore in più in inglese, perché il mondo oggi è inglese, domani sarà inglesissimo, non c'è niente da fare. O tu parli inglese o muori. Non c'è niente da fare se vuoi fare business, ma anche se vuoi fare l'impiegato, una buonissima parte nella mia azienda parlano un perfetto inglese, oltre francese, chi parla tedesco e così via, chi parla spagnolo, chi parla portoghese.
e hanno trovato posto di lavoro. Oggi abbiamo assunto nell'arco di 15 giorni 4 persone che parlano tutti un perfetto inglese. Senza questo loro erano fuori, non c'era niente da fare. Che cos'è il PIL? Voi sentite dire il PIL e lo spread, ci sono due parole che ormai nei giornali vanno continuamente. Cosa? Vicino al microfono così ti sentiamo. Il PIL è la ricchezza che produce il paese. Sì, sarebbe il prodotto interno lordo, che sarebbe in termini molto infantili, ti dico, così lo capiamo tutti. Io l'ho capito da tempo, per fortuna. Se io importo 1000 ed esporto 1100, il mio PIL è l'1% buono. Se io importo 1000 ed esporto 900, il mio PIL se ne va. Ciao. Detto in maniera molto infantile per capirlo tutti. Così va bene. Non puoi tramutare la teoria senza avere la pratica e quindi entrare nel lavoro. Lo fai attraverso le aziende. Scegliete le aziende siciliane, andate lì gratuitamente perché dovete imparare. Imparare che cos'è un bilancio che si occupa di amministrazione, imparare marketing per chi fa marketing, imparare comunicazione, solo loro. E tutto il resto, scusate, sono libri, libri, solo libri. Quindi se non ci sono i corsi e la praticità della teoria, siamo a zero. Non a zero, scusate, non voglio dire a zero, sempre a zero, no, non è così. Ma stentiamo a entrare nel mondo del lavoro. Stentiamo. Noi, per esempio, chi vuole venire, siamo aperti. Passate con noi giornate intere, una è affida, la parte che, dove sei dove hai tendenza? Amministrazione? Bene, dove hai tendenza? Finanza? Finanza. Dove hai tendenza? Comunicazione, marketing? Ecco qua. Ti diamo, state 2, 3, 5 giorni, domandate, imparate, e dopo potete entrare nel mondo del lavoro, più preparate di prima. Posso intromettermi sull'argomento? Assolutamente sì, Fabrizio, tu che conosci la mia azienda... Una domanda, in un'azienda di servizi, quindi non si fanno bulloni, non si fanno sedie, non si fanno oggetti che sono facilmente verificabili dal punto di vista della qualità, della realizzazione, eccetera, ma invece un'azienda che produce servizi, il personale, cioè quanto vale in un'azienda di servizi la qualità del personale e in che maniera si estrinseca? Bisogna amare il proprio lavoro. Voi non potete immaginare quando io mi arrabbio quando una cosa non la so fare. Ma io sono umile, vado a domandare a chi la sa fare. E dico, me lo spieghi tu per favore come funziona questo aggeggio? Perché voglio sapere. Non è nella mia attività, come presidente della compagnia, sapere magari come funziona, non so, un quadro elettrico. Ma io voglio sapere. Non magari lo dimentico, ma intanto voglio sapere. Perché una delle cose più belle della vita è l'umiltà. L'umiltà nel chiedere scusa quando si sbaglia. Dico alle persone che non trovano lavoro, a te, a lei, a tutti coloro i quali vogliono fare questo, accettare questo consiglio, emigrate, c'è problema, imparate, ma ritornate. Ecco qua, emigrate, imparate e ritornate, perché questa vostra esperienza si traduca in valore aggiunto da reinvestire nella terra dalla quale provenite. È un po' controcorrente, Presidente, in genere si dice che non bisogna andare via. No, perché c'è la classica forma della famiglia, mio figlio che deve fare, ve lo dico in siciliano o in italiano, come a fare, si allontana, chissà che cosa fa. Io ho fatto a 19 anni, a 20 anni, sono stato in America da solo, in una lingua che conoscevo appena, l'inglese, dopo chiaramente ho imparato perché non mi volevo fare superare da nessuno. Presidente, la movida si poteva fare anche lì. Si facevano altre movide in America. La movida del imparare. Ho imparato tante cose, ma non perché qualcuno me l'ha insegnato, ma perché vedevo, immagazzinavo nella mia testa e cercavo di elaborare nel meglio perché avevo sempre il progetto di fare l'autonoleggio. La Sicilia io la considero veramente la mia patria e quindi il bene per la Sicilia per me è determinante, tant'è che adesso vi do una notizia. Oltre al film Terra Madre, adesso vi dico pure perché è stato fatto il film Terra Madre, noi abbiamo in progetto una cosa spettacolare. La mia compagnia ha preso il miglior acquarellista d'Europa, forse del mondo, ma non c'è il migliore in senso assoluto, uno fra i più interessanti, no? È venuto in Sicilia a spese della Sicily Becar e stiamo facendo... stampando, che sarà fatto entro maggio, credo, perché lo presenteremo al Salone di Torino, al libro Salone di Torino, Sicilia, Le Grand Tour,
stiamo facendo il libro di 240 pagine, 400 acquarelli, e faremo delle mostre sugli acquarelli, tutto a spese della Cecil Beccar, per il bene assoluto che io voglio a questa terra, che mi ha fatto nascere, mi ha creato qui. Io sono nato, non ve l'ho detto, nel borgo più bello di Palermo, l'Acqua Santa, dove c'è Villeggia, in poche parole. Quest'amore sconsiderato per la Sicilia mi ha fatto fare, che vedrete fra pochi minuti, il film Terra Madre. E allora guardiamo questa Sicilia vista dagli occhi di Tommaso Dragotto. Ci troviamo fra un po', guardiamola insieme. Abitiamo in un paradiso, ma non ci curiamo di saperlo. È questa la più semplice tra le verità. Percepirà che la carezza del vento è in grado di dare un'anima diversa anche alle cose. In quei luoghi solitari troverà Dio e il suo primo gesto creatore. Le ho detto che è suggestivo arrivare alle saline al tramonto, a quelle luci, a quei colori, a quei riflessi. Sono legati i miei ricordi di bambino. Eravamo nel dopoguerra. Ero povero e orfano di padre, come tante altre vittime di quella tragedia immane che si era abbattuta sui destini degli innocenti, la guerra. Avevamo ricevuto aiuto dalla missione cattolica dei padri francescani. Quegli uomini, votati alla povertà e alla carità, cercavano di alleviare la nostra fame ed il nostro dolore di orfani. Di recente un'agenzia di stampa ha informato di una sua iniziativa sul restauro della pupa del pane all'interno del Mercato Capo, uno dei luoghi più suggestivi di Palermo. La Demetra Liberty del panificio ritorna al suo antico splendore. Sembra che in Sicilia il pane e l'arte vadano insieme. Luoghi solitari troverà Dio e il suo primo gesto creatore. E beh, che dire, la voce è la voce più bella, più intensa che il cinema italiano ci abbia dato negli ultimi anni, quella di Giancarlo Giannini, ma l'anima è totalmente, lo sguardo, permettetemi di dire, quello di Tommaso Dragotto. Vieni Tommaso, perché adesso vorrei sentire qualcuno di loro intanto esprimere una riflessione. In fondo avete visto la vostra terra, siamo in Sicilia, qui non abbiamo proiettato un cortometraggio a persone terze che non conoscono questa terra, però ecco, vorrei sentire da voi che sensazione vi è arrivata e chiedere qualcosa, fare qualche domanda, qualche curiosità a Tommaso Dragotto, che ha voluto realizzare questa cosa. Buonasera. Ciao. Una domanda: come mai un film incentrato più sulla Sicilia, dato che la dovrebbe rappresentare, più che sulla sua vita personale? Ecco. La mia vita personale io già l'ho trasmessa in un libro che si chiama Sicily My Life, quindi questo libro, più che raccontare la mia vita è raccontata in maniera molto poetica, per cui ho voluto rifiutare una vita fatta, ho fatto, ma
i 50 anni della mia vita aziendale, adesso 53, sono trasmesse di 10 anni, 10 anni, 10 anni. Quindi in questi 10 anni ho parlato poco della mia vita e ho parlato moltissimo della Sicilia, con delle fotografie di Pucci Scafidi che racchiudono i 10 anni. In quei 10 anni c'è la guerra, in quei 10 anni c'è la movida, in quei 10 anni c'è il Liberty, ci sono 100.000 cose, e questa è una delle ragioni. L'altra ragione per cui ho voluto dedicare alla Sicilia, perché, come dice una femmina ammaliante, no? Le femmine ammaliante ti coinvolgono in termini anche di piacere, di vita con una donna, e nel caso particolare la Sicilia è la mia donna. Grazie. Prego. Qualche altra riflessione? Prego. Una domanda, una curiosità. Di là, di nuovo. Buonasera. Ciao. Volevo sapere quale opportunità possano avere oggi i giovani in imprese che vogliono agire nella direzione di uno sviluppo che tenga conto di una sostenibilità ambientale, conciliando ecologia, equità ed economia. È una bellissima domanda, la risposta è complessa e impiegherebbe moltissimo tempo. Qui io non posso rispondere, se un giorno sarò sindaco di Palermo, cosa che non accetterò mai direttamente, potrei risponderti in maniera migliore, perché ne risponderei io in prima persona. Per quanto riguarda invece i giovani, il futuro dei giovani, è quello che io ho già detto. Se tu non trovi spazio qui, vai fuori. Solo fuori puoi trovare spazi, ma non solo trovi lo spazio del lavoro, ma trovi un qualcosa che è totalmente diverso da quello che ti offre la città. Il giovane non può dire che è un successo essere giovane. Il giovane deve dire: io sono giovane ma sono capace, che è diverso da dire i giovani solo, giovani capaci. E allora ti posso assicurare che bene o male a lungo andare il posto lo trovi, ma se non lo trovate qui, andate fuori. E dopo ritornate, imparate e ritornate. Anch'io devo dire, da cronista, non è semplice trovare un imprenditore che si dà così a tutto tondo. Fabrizio. Ritorno al tema principale. Avere la Sicilia nel logo della tua azienda, quanto ti ha avvantaggiato e quanto invece è stato un frenare? Io la risposta è una bella domanda. Allora, bravo Fabrizio. Allora, ti posso dire solamente questo. Prima dell'entrata dell'euro, in vicinanza dell'entrata dell'euro, io mi sono posto il problema. Sicily by car, vai a Milano, ma così. Allora, ho creato il marchio, un altro marchio, Auto Europa. Ma una cosa strana, questo marchio è da 10 anni, ma tutti mi conoscono come Sicily by car. Tutti. Se io dico Auto Europa, sei Sicily by car. Cioè, addirittura in aereo l'altra volta un inglese si è avvicinato, ha guardato il mio sé, devo noleggiare da te macchina. Presidente, facendo questo lavoro faccio notare che è pieno di numeri uno in Italia, che magari non lo sappiamo, quando poi vai a scavare hanno origini meridionali, sì, o sono moltissimi, meridionali. Moltissimi. Veri numeri uno. O hanno testa, nonni, dappertutto. O hanno cugine. Delle forze armate USA proviene da Palermo, quindi tanto per dirti, noi siamo come siciliani il popolo più espanso nel mondo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. La NIAF ha 1 milione di associati italoamericani e più del 60% è siciliano. Se posso, un'altra cosa, Heinz Beck, 3 stelle Michelin, il numero uno degli chef che oggi fa la cucina italiana, quando gli ho chiesto qual è il suo segreto, tra le altre cose mi ha detto: sposato una palermitana. E poi mi ha detto che il vero Made in Italy nel mondo è soprattutto meridionale. Cioè l'Italia, il lifestyle, il Made in Italy è stato portato da tantissimi meridionali, il senso di famiglia, tutta questa. Ora, non per fare i meridionalisti per forza, ma per dirci una volta di più che abbiamo dentro di noi la grande forza. Oggi Dragotto ce l'ha dimostrata, cioè abbiamo un carattere, una personalità, una forza. Certo, ci vuole il sogno e bisogna crederci. Ma io, no? Sogno sempre di fare altre attività, compreso questa della mobilità nel Giro di Sicilia. Allora, ti dico 3 cose che sono fondamentali per noi siciliani. Abbiamo
assolutamente i migliori dolci che esistono al mondo. Abbiamo il miglior gelato che esista al mondo. Abbiamo oggi la migliore agricoltura che esiste in tutta l'Italia. Il problema fondamentale è uno e basta. Non c'è capacità di comunicazione, non c'è volontà di investimento. Perché non c'è la volontà? Perché non sanno fare comunicazione. Ci vuole, quello che ho detto anche al rettore dell'Università di Palermo, prenditi 25 elementi, cosa che dico a voi, prendetevi 25 imprenditori, fateli venire da Catania, da Sciacca, da Taormina, dove volete. Date la possibilità a questi ragazzi di ascoltare la loro storia, perché la loro storia è psicologicamente incentivazione a fare qualcosa. Perché se tutti noi lavoriamo sui libri senza cultura del fare, noi rimaniamo sempre indietro di 10 anni rispetto al Nord. Oggi si fa pratica al Nord e la pratica si fa con le università, nella pratica reale, non nel leggere un libro. In 3 passaggi abbiamo visto in 40 minuti il prodotto Sicilia in tante sue declinazioni. Una startup, 3 punti fondamentali: aspetto finanziario, marketing e possibilità di sviluppo verso l'estero. Con 53 anni di economia e di carriera di imprenditore alle spalle. La vera domanda qual è? 3 indicazioni per vendere fuori dai confini dell'Italia. Non dipende da nessuno, dipende dalla capacità della propria persona. Se tu vuoi fare uno startup, lo puoi fare, cosa che ripeto in termini transitivi, quando io dico dovete fare rete, dovete fare rete. Se tu hai una certa capacità, però il tuo collega ce n'ha una similare, metteteli insieme per fare uno startup. Lo startup deve avere una logica di successo nella vita, no? Allora il problema fondamentale, se tu c'hai uno startup e hai la capacità di fare il progetto e di andare in banca secondo quello che vuoi fare, 20, 30, 50 mila euro te li danno, perché è sovvenzionata dallo Stato, cioè lo Stato ti garantisce l'80% del denaro che ti dà le banche. Presidente, la conoscerà, ma molti di voi, vi faccio, chi conosce di voi Mosaicum? Mosaicum, no, chi la conosce? No, perché il punto è che ce l'avete qua dietro, cioè chi è che la conosce? Nessuno. Ecco, cioè il problema è anche informarsi, cioè qua dietro a Isola delle Femmine Mosaicum in questo momento è stata premiata come la più importante startup d'Europa. Esatto. La più importante startup d'Europa, da lavorare a 150 ragazzi qui vicino a Isola delle Femmine appena uscite. Sono stato ad intervistarlo 10 giorni fa e voglio dire, però, come dice il presidente, ha un'idea sostenibile. È un ragazzo che è partito da un seminterrato, poi la sua idea, che è quella di realizzare video virali, di mettere insieme tutti i creativi del mondo che producono creatività in video e farli incontrare col mondo delle imprese che cercano video virali e non pubblicità come si facevano una volta. Allora, grazie a questa cosa, Ugo Giusino Parodi, che è il presidente, 34 anni, ha 150 dipendenti, ha ottenuto da parte di un investitore 650 mila euro per partire. Cioè gli hanno detto: la tua idea mi piace, ti do 650 mila euro ed è partito. Una bella azienda, la conosco, molto bella, e sono molto contento che esistano queste aziende che camminano. All'uscita c'è quello che è stato detto qui, è in un fascicoletto piccolo, ve lo potete prendere. Dopo c'è il mio bigliettino a visita, non c'è il mio cellulare perché sennò sarei tempestato di telefonate, preferisco di no, ma c'è la mia email, quindi in qualsiasi momento avete bisogno del sottoscritto, volete venire in azienda, volete fare qualche conferenza, qualcosa, io sono a disposizione. Ok, grazie a Tommaso Dragotto e allo staff di Sisi di Baikar, grazie all'Università Pegaso e a Fabrizio Bignardelli. Grazie a tutti voi e alla prossima. Pegaso, molto più di un'università.